Buongiorno a tutti, sono Alessandro Filippi e come anticipato ieri, oggi proseguiremo la degustazione. Il secondo giorno di degustazione è quello dedicato ai vini a base di Garganega. Questo è un vigneto che gestisco io assieme a mia moglie ed è un vigneto che ho piantato circa 20 anni fa, uno dei primi vigneti a Guyot della zona di Soave. Perché così, sempre la voglia di sperimentare mi ha portato a fare anche questo cambiamento. È un vigneto appunto a Guyot, la Garganega è un clone particolare che abbiamo selezionato e è un terreno di origine vulcanica, quindi con questa pietra basaltica che molto spesso affiora nel terreno ed ha una struttura comunque argillosa. L'esposizione è a sud-est, quindi guarda la nascita del sole e quindi arriva a maturazioni anche importanti, soprattutto nelle annate calde. Nelle annate invece più fresche, tende ad avere delle gradazioni più basse, sia l'uva che il vino. E da qui, nasce anche la, voglia di, fare vini diversi a seconda dell'annata, a seconda delle caratteristiche dell'annata. Abbiamo chiamato questo vigneto Magenta perché? Perché magenta è la colorazione delle uve di Garganega, di questo particolare biotipo di Garganega quando arriva a maturazione. Quando arriva a maturazione, infatti, tende alla colorazione magenta. E da lì abbiamo creato tutta una serie di versioni del magenta, quindi che adesso degusteremo pian piano tutte. La tradizione e l'esperienza sulla Garganega per me è stata importante. Ho cominciato sì da bambino a vinificarla, però non smetto mai di cambiare anche sistema a secondo appunto delle esigenze dell'annata, come ripeto. Allora, il primo vino che assaggiamo è il Magenta 2016. È un Soave, allora qui si trova nella zona classica, appunto Castelcerino è una frazione collinare che è circa 350 metri d'altezza e non ha però la denominazione classico perché viene vinificato in una cantina che è vicino a Verona, però già nella provincia di Vicenza, dove appunto vinifico personalmente io, ma non avendo la cantina mi appoggio in controlaborazione. Questo colore del vino fa un leggero contatto con la buccia, quindi viene tutta raccolta in casse, viene una parte diraspata e pigiata, una parte pressata direttamente senza la diraspatura. E questa è la versione, diciamo, di sgrondo della pressa, cioè la parte del mosto cosiddetto fiore. Vediamo già il colore, un giallo paglierino carico, quasi anche giallo dorato, che appunto testimonia anche la maturazione importante delle uve. Al naso immediatamente si sentono sentori minerali molto forti. Ecco, qui le radici lavorano davvero bene perché questo è un vigneto anche sperimentale dove da parecchio tempo ho provato tutte le tecniche agronomiche della vinidiluce e dove ho messo a punto tutti anche i prodotti che poi vengono anche distribuiti agli altri soci della cooperativa Vino Nuovo e non solo, appunto. E quindi microrganismi, tisane, estratti vegetali, ne ho già parlato ieri, potete comunque approfondire tutti questi discorsi visitando il nostro sito della Vinidiluce. Al naso note minerali, note di frutta, si sente una freschezza al naso e una complessità che dalla frutta pian piano evolve in anche erbe aromatiche, c'è anche un sentore di camomilla, di fiori di camomilla. E
ha delle note che assomigliano quasi anche a un po' un Riesling invecchiato. È l'annata 2016 questa, non so se l'ho detto, eccola qui, l'annata 2016 con il sigillo di garanzia appunto Vini di Luce, che appunto testimonia e garantisce che tutto il percorso fatto nel vigneto e nell'uva e quindi nel vino ha i requisiti preposti che potete controllare nel sito. Pian piano questi vini hanno sempre bisogno di ossigeno, quindi è meglio versarli, io li ho già aperti tutti, è meglio versarli nel bicchiere, aspettare un po', non vanno mai a temperatura troppo elevata. In bocca è un vino potente, un vino molto strutturato. L'annata 2016 è stata un'annata calda, infatti è una gradazione anche abbastanza importante per essere una Garganega non appassita, ovviamente, quindi è una maturazione piena, 13 gradi alcol naturali, ovviamente non si fanno nessun tipo di aggiunte, quindi mostri concentrati o cose. Il vino semplicemente, quindi l'uva viene pressata, viene lasciata decantare in vasche di cemento, si preleva il limpido di solito dopo circa 24 ore a freddo senza utilizzo di enzimi e poi si fa partire la fermentazione con i lieviti spontanei che sono stati, diciamo, moltiplicati con una raccolta precedente di una piccola porzione di uva che viene vinificata a mano con i torchi a mano e si parte e parte un piccolo piede cuve autocono che poi ci serve per far partire tutta la massa. Un vino quindi molto strutturato, con un'alcolicità abbastanza importante, una sapidità molto molto persistente, molto lunga e quindi è un vino che può essere abbinato sia a piatti anche un po' elaborati, quindi si sa sempre il pesce al suo abbinamento preferito, insieme anche a primi piatti e anche qualche pietanza un po' più elaborata, quindi qualche carne, non solo bianca, direi. Il secondo bicchiere, quindi la seconda bevuta, diciamo, rafforza ancora di più la prima sensazione, dove c'è un'esaltazione ancora di più della mineralità, della persistenza gustativa, che veramente è molto importante. Dal primo vino passiamo al secondo vino, che è di un'altra annata del 2017, e questo è la versione sulle bucce, quindi Garganega, non è più un Soave, è Garganega Verona IGT, abbiamo deciso di non mettere la denominazione per evitare una serie di burocrazie che a volte impediscono un migliore creatività, diciamo così. Ecco che vediamo subito una colorazione più intensa, perché questa è la parte che rimane più a contatto con la buccia. Quindi quando dallo sgrondo viene tolta la parte principale, la buccia è ancora ricca ovviamente di mosto, rimane dentro la pressa per almeno 24 ore, dipende dall'annata, e poi viene pressata delicatamente e il mosto ottenuto ha un altro percorso rispetto allo sgrondo, cioè il primo vino. Questa è anche un'altra annata, ma anche nel 2016 abbiamo cominciato a fare questa tipologia di vino. E vedete che il colore, il carico di colore, ovviamente dato sia dalla maturazione dell'uva che dal contatto del mosto con la buccia, aumenta, quindi un giallo ancora più intenso. Il profumo è un profumo da... si sente moltissimo il gusto dell'uva, il gusto della buccia, con questi sentori, con anche già un'aromaticità superiore, no? Quindi sappiamo che le sostanze aromatiche sono presenti nella buccia e vengono estratte maggiormente con queste tecniche
di vinificazione. Ovviamente tutti i vini non sono chiarificati, quindi anche questo, evitare queste pratiche significa mantenere tutto ciò che, che è stato sintetizzato nelle uve e trasformato durante la vinificazione. Questo è un vino meno alcolico, infatti nell'annata 2017 abbiamo un 12 gradi alcol, ma non è assolutamente meno strutturato, anzi c'è una struttura molto interessante, una frutta più intensa forse, che viene mantenuta comunque da questa mineralità sempre costante. È sempre abbastanza tesa, no? Ha forse una leggera acidità superiore a quell'altro, quindi al magenta normale. Ma la differenza principale è appunto questo gusto più pieno e anche una morbidezza maggiore rispetto all'altro. L'altro è molto più verticale, il magenta normale 2016, più verticale, più minerale. Questo è un po' più fruttato, un po' più largo anche del gusto e quindi va sicuramente abbinato a qualche piatto ancora più elaborato dove si può esaltare anche, mi viene in mente qualche bel crostaceo, dove può esaltarsi anche queste note più morbide, più dolci. Quindi questo è Magenta sulle bucce 2017. Ora passiamo al terzo vino, che in realtà è stato il primo vino che ho ricominciato a fare dopo un po' di pausa. Non so se sapete, ma io ho praticamente ho vinificato fino al 2008, annata compresa 2008 nell'azienda di famiglia, poi ho deciso di fare il mio percorso e ho ripreso a fare il Soave in questa annata, nel 2015, un'annata molto calda, molto molto calda, e anche la prima vinificazione che ho fatto non avevamo a disposizione nella cantina in cui ci siamo appoggiati delle vasche grandi a sufficienza per contenere, cioè il mosto era meno rispetto alla vasca di alla capienza sostanzialmente, quindi tra l'annata calda e queste esigenze tecniche, pratiche, ho deciso di fare una vinificazione in stile ossidativo che ho imparato a fare anche in Sicilia con il Catarratto, un vino che si faceva presso la cantina di Cina, si chiamava Altogrado ed è il vino tipico che bevono i siciliani, sostanzialmente un vino molto alcolico, dove appunto ci sono queste fermentazioni spontanee in completa assenza di solforosa, in cui le ossidazioni servono per estrarre particolari aromi. Ecco, questo è un vino che vuole un po' essere su questa strada, quindi nessuna copertura da parte di antiossidanti come il bisolfito, fermentazioni in vasche di cemento scolme, lo si lascia a scolmo anche dopo la fermentazione, ecco che si sviluppano anche queste, la cosiddetta fioretta o le fleur, no? Come chiamano i francesi, che va a contribuire ad esaltare particolari aromi dovuti anche alla stagione particolarmente calda, poi viene bloccata l'ossidazione in qualche maniera e dopo in questo questa particolare annata c'è stata anche un'aggiunta di ossigeno più o meno volontaria prima dell'imbottigliamento, che ha comunque ancora di più accentuato il primo percorso ossidativo che aveva fatto l'uva. Ecco che ne risulta un vino del tutto unico e particolare, non si fa tutti gli anni. Infatti abbiamo anche deciso di dedicare una bottiglia e un'etichetta particolare, a differenza delle altre che, non so se avete notato,
le etichette delle altre bottiglie di Magenta si ispirano all'antroposofia, che è una scienza particolare, no? Guidata da Steiner, e dell'utilizzo particolare di certi tipi di colore che, come sappiamo, riescono ad emozionare e emozionarci. Quindi il vino è emozione, e grazie anche all'etichetta si può anche accentuare questa sua peculiarità. Questa invece è un'etichetta più tecnica, fatta sempre comunque in geometria aurea, che è una, se volete un giorno parleremo anche di questo. Noi lavoriamo moltissimo con le energie sottili, quindi con gli equilibri bioenergetici, e quindi anche lo studio dei simboli e delle etichette devono mantenere queste armonie, no? Queste particolari sequenze auree. E in questo caso vediamo che sono tutti dei fiori a 5 petali, proprio per testimoniare anche questa fioretta da fiore, e anche per esaltare, diciamo, far capire al consumatore quello che si appresta a bere. Vediamo che la colorazione è ancora diversa rispetto agli altri due vini. Qui siamo già a note aranciate, e quindi dove c'è un'ossidazione, no? Uno stile ossidativo che ha creato determinati cambiamenti sia al colore che al profumo. Infatti qui si notano queste note tipiche del, non so se avete mai assaggiato la vernaccia di Oristano, oppure dei vini sulle fleur fatti dai francesi nella zona dello Jura. Profumi molto intensi. Ecco, qui si sentono tipo il tè o queste infusioni di erbe aromatiche. In bocca è molto avvolgente, molto caldo, anche se la gradazione non è elevata, perché qui siamo a 12 gradi e mezzo. Però la percezione di questo calore data anche all'annata si sente tutta, e anche queste note di mandorla amara e di frutta sì, molto, molto matura. Nella seconda bevuta, che è importantissima per sentire, no? Le prime sensazioni devono essere confermate durante la degustazione, e si esalta ciò che nel primo assaggio si è percepito, no? E quindi, oltre a questa rotondità particolare, si sente poi alla fine questa sapidità che mantiene vibrante questo vino, e che viene voglia di bere un altro bicchiere. Ovviamente gli abbinamenti su questo vino sono un po' più particolari, no? Qui sarebbe interessante dedicare dei piatti proprio appositi per questa bottiglia unica, ripeto, ce ne sono pochissime, ed e avviene solo in annate particolari. Chissà se la rifaremo. Tutto qui. Adesso, finiti i tre vini fermi, passiamo ai vini rifermentati. Ecco, questi sono dei bei giochi che mi piace fare, perché sono i primi vini che facevo con mio padre quando ero piccolo, e che era un gioco per me proprio. E c'era appunto il rifermentato in bottiglia secco, e poi il grande vino delle feste, che poi lo assaggiamo, che ho chiamato l'origine. Bolle di magenta. Perché bolle di magenta? Beh, anche questo vino ha avuto un percorso particolare, perché non volevo farlo. È capitato nel 2017 che una parte, quindi una piccola vasca
della vinificazione normale della garganica e del magenta normale si è arrestata, quindi si è fermata la fermentazione prima con un po' di residuo zuccherino intorno ai 10-12 grammi litro, e farla ripartire voleva dire utilizzare magari delle tecniche che io sinceramente non voglio applicare. Ecco che quindi ho detto, beh, ma perché non facciamo un rifermentato in bottiglia? E così è stato. Nel 2017 abbiamo creato la prima bottiglia, il Gole di Magenta 2017, dovuto proprio che nasce da un arresto improvviso di fermentazione, e quindi abbiamo imbottigliato il vino a primavera ed è ripartita in bottiglia. Nel 2018 invece l'abbiamo proprio voluto fare, questa è nata 2018, cioè una parte del vigneto sempre a magenta, nella zona del magenta, diciamo, ci sono dei filari che sono tendenzialmente un po' più vigorosi, questo non significa che producono tanto di più, ma le uve tendenzialmente tendono ad essere, cioè le piante sono un po' più vigorose, no? E quindi, infatti, i due estremi sono questi due. Quindi la parte più alta del vigneto, come spesso succede in collina, sono vigne un po' più magre, dove c'è più o meno terra, dove c'è molto più basalto affiorante e dove si prelevano le uve per la base del reciotto, che in questo caso è l'origine. Mentre questa è la zona un po' più, c'è la terra più profonda, e quindi le piante sono più vigorose e sono l'ideale per fare invece il vecchio sistema di spumentizzazione che si faceva una volta. Una volta non esisteva il metodo classico, una volta soprattutto nelle colline, nell'alta collina, qua si arrivava a la Garganica, che è una varietà tardiva, le vecchie, tra l'altro, i vecchi biotipi di Garganica arrivavano ad avere una maturazione anche dopo il primo novembre. Quindi cosa succedeva? Si raccoglievano le uve con acidità molto alte e spesso la fermentazione si bloccava, si arrestava proprio con l'arrivo del freddo dell'inverno. Ecco che quindi, sia per l'acidità alta, sia per questo blocco dovuto dai freddi, per equilibrare il vino lo si metteva in bottiglia a primavera, la prima luna crescente di primavera, e quindi con questo residuo zuccherino dalla vendemmia, sostanzialmente la prima fermentazione, rifermentava e dava questi spumanti, cosiddetti surlì o col fondo, che erano appunto ideali per accompagnare la festa e i momenti o gli aperitivi, ecco, e anche per poter bere veramente questo vino che aveva un'acidità alta. Ora, le acidità non sono più quelle di 30, 40 anni o 50 anni fa, il surriscaldamento comunque ha creato anche questi cambiamenti nelle uve, nei vini, e quelle acidità che mi ricordo quando ero bambino non ci sono più, però possiamo sicuramente sfruttare non solo l'acidità ma la mineralità. Ecco la grande importanza: per un grande vino è importante mantenere o avere un'acidità alta, questo sì, ma sostituire eventuali carenze di acidità con la salinità, la sapidità, e lo si ottiene solo quando si riesce a far fare alla pianta uno sforzo importante dell'assorbimento dei sali minerali attraverso la radice. Quindi tutte le tecniche del vino di luce servono a questo. 2018, questa volta appunto il grado alcolico era più basso, quindi non abbiamo lasciato che finisse la fermentazione in modo anche spontaneo, e poi abbiamo aggiunto cosa? Una parte del mosto del reciotto che serve per fare il reciotto come base zuccherina per la ripartenza. A primavera, quindi, viene aggiunta la prima luna di primavera, questo è importante, luna crescente, abbiamo aggiunto una piccola parte di mosto del reciotto spremuto per far fare la fermentazione.
Adesso assaggiamo, ecco, il tappo a corona non è indice di vino di bassa qualità. Il tappo a corona è un tappo tecnico che serve per mantenere la CO2 all'interno della bottiglia ed è sempre stato utilizzato, anche ancora utilizzato per chi fa metodo classico, per poi fare la sboccatura, ok? Quindi quando si fa il tiraggio, si mette dentro, si imbottiglia il vino col giusto grado zuccherino per fare la rifermentazione, si usano questi tappi, ok? Noi ovviamente, non facendo la sboccatura, manteniamo questi tappi, quindi non è indice di bassa qualità come qualcuno pensa nell'immagine un po' collettiva. Ecco, il bolle di magenta è un frizzante, non è uno spumante, quindi ha una quantità di atmosfera intorno alle 2,5, diciamo, e non è sboccato. Infatti vedete che ha già non è limpido, e se noi guardiamo sotto ha il fondo. Allora, c'è chi preferisce bere il vino limpido prima e poi il fondo, c'è chi invece tappa la bottiglia, la scorla e poi beve il